Nel Medioevo a Salem facevano i processi alle streghe. Non so se le donne accusate di stregoneria fossero delle vere streghe o no, ma mia mamma ne era convinta. Ciao, io sono Selena. La mamma aveva dei lontani parenti a Salem ed era sicura che fossero streghe. Siccome la mamma non sapeva preparare le pozioni né volare sulla scopa, ha deciso di diventare un'astrologa. Oddio, oggi Mercurio è retrogrado. Moriremo tutti. Quindi non devo andare a scuola? Lei è mia sorella maggiore, Brianna. Facciamo esplodere Mercurio! E quella è Kearney, che ha qualche anno in meno di Brianna. Io ero la minore, ma ero più sveglia delle mie sorelle. Brianna e Kearney cercavano di imitare la mamma. Credevano nell'oroscopo e in tutte quelle cavolate. E voi? Credete all'oroscopo? Non fraintendetemi, non voglio giudicare nessuno. È solo che l'astrologia è una pseudoscienza. Preferisco le risposte scientificamente provate. A volte mi sembrava di avere una calcolatrice al posto del cervello. Anche da piccola riuscivo a risolvere le equazioni più complesse e sapevo calcolare la radice quadrata a mente. Un giorno stavo andando a scuola. Dovevo consegnare un tema a cui avevo lavorato per una settimana, quando la mamma mi ha afferrata per il braccio. Oggi la luna è nella terza casa. Non dovresti andare da nessuna parte, altrimenti ti succederà qualcosa di brutto. Beh, se non vado a scuola succederà sicuramente qualcosa di brutto. Non prenderò un bel voto grazie al mio tema. Selena, sei dello scorpione! Sei in pericolo! Ovviamente, invece di ascoltarle, sono andata a scuola e ho preso un bel voto. Tuttavia, mentre stavo tornando al mio banco, sono inciampata e sono caduta. Ti lo avevo detto di restare a casa. Io e le mie sorelle siamo cresciute, ma la situazione non è cambiata. Beh, a parte il fatto che io ero diventata ancora più colta e che avevo vinto diversi premi. La mamma si è messa a calcolare il tema natale delle persone, mentre le mie sorelle erano alla disperata ricerca di un fidanzato. Brianna e Kearney erano bellissime, ma non erano di certo due geni. Se fossi stata un ragazzo mi sarei tenuto alla larga da loro. Non fraintendetemi, volevo bene alle mie sorelle, solo che a volte mi davano davvero sui nervi. Un giorno papà è tornato a casa dal lavoro e sembrava emozionato. Un suo vecchio amico, il signor Hansen, lo aveva chiamato e lo aveva invitato al suo anniversario. Gli Hansen sono ricchi, vivono in Norvegia e ci hanno invitati a stare da loro. Secondo le stelle oggi è un'ottima giornata. Andare in Norvegia non mi faceva né caldo né freddo. Ma poi papà ha aggiunto una cosa e ho capito che avrei preferito stare a casa. Gli Hansen hanno un figlio, Loki. È un giovanotto molto educato. Quando papà ci ha mostrato una foto di Loki, Brianna e Kearney si sono sciolte come neve al sole. Stavano sbavando. La mamma ha controllato l'oroscopo ed è diventata raggiante. Ragazze, Loki si innamorerà di una di voi. Diventeremo ricchi. Loki è un bellissimo nome, come quello del figlio di Zeus. Scherzi? Loki è un dio slavo. In realtà proviene dalla mitologia scandinava. Come al solito nessuno mi ha dato retta. Qualche giorno dopo siamo arrivati all'aeroporto di Oslo. La capitale della Norvegia ci ha accolti con il suo clima umido e nebbioso. La casa degli Hansen era enorme e bellissima. I signori Hansen erano due persone molto gentili. Quando siamo arrivati Loki non era a casa. Brianna e Kearney sembravano distrutte. Quando ho scoperto che avrei avuto una stanza tutta per me, ero al settimo cielo. Mi ero iscritta a una gara di matematica e avevo bisogno di studiare. La mia famiglia è rimasta a casa, mentre io sono andata in biblioteca. Non era tanto lontana. Ho preso in prestito una marea di libri di matematica e sono tornata indietro. Se devo essere sincera, trasportare tutti quei libri non è stata una grande idea, ma non avevo il numero del taxi. Poco dopo mi sono scontrata con un ragazzo. Oh! Maio! Il ragazzo è quasi caduto dalla moto. Se l'è presa subito con me. Guarda dove vai! Questa moto è nuova! E ora per colpa tua ha un graffio! Anche tu dovresti fare più attenzioni. Gli usciva il fumo dalle orecchie. Ho raccolto i libri e me ne sono andata prima che facesse un'altra scenata. La sera abbiamo cenato dagli Hansen. Loki è tornato a casa e... Oh, ma dai, siamo seri? Loki era il ragazzo maleducato che avevo incontrato qualche ora prima. Scusate il ritardo. Stavi lucidando la moto? Brianna e Kearney hanno tempestato Loki di domande idiote e hanno fatto di tutto per farsi notare. La mamma ha parlato di astrologia agli Hansen e li ha messi in guardia. Signor Hansen domani non dovrebbe andare al lavoro. Sarebbe meglio se non uscisse proprio di casa. Loki, che muscoli! Li sento nonostante la maglietta. I tuoi occhi sono verdi come una palude. Sono tornata nella mia stanza. Ho acceso il PC e ho aperto il sito dei test di matematica. Dovevo superarli se volevo partecipare alla gara. Ho provato a concentrarmi, ma sentivo le voci delle mie sorelle nell'altra stanza.
Io sono la maggiore, quindi dovrei sposarmi per prima. Loki è mio. Ma io sono più sveglia e bella di te. Mi sono messa ai tappi. E il giorno seguente siamo andati a fare una passeggiata in città insieme agli Hansen. Volevo godermi il teatro dell'opera e il palazzo reale. Ma le chiacchiere delle mie sorelle mi stavano facendo impazzire. Si comportavano come se Loki fosse l'ultimo ragazzo rimasto sulla Terra. Nel frattempo lui continuava a scrivere a qualcuno e non le ha degnate nemmeno di uno sguardo. Tuttavia, a un certo punto Brianna ha visto una gelateria e ha comprato del gelato per Loki. Non sapevo quale gusto ti piacesse, così ne ho presi diversi. Quando Loki ha alzato lo sguardo dal telefono, il gelato si era già sciolto in mano a Brianna. Mi è sembrata una vera idiota, ma per qualche strano motivo Loki l'ha trovata carina. Grazie, sei molto dolce. Oh, Loki, come sei gentile. Dove hai lasciato la tua gentilezza quando ti sei scontrato con me? Mi hai quasi sepolto con i tuoi libri. Dovresti provare a leggere qualcosa ogni tanto. Selena, ricordati le buone maniere. Mi sono arrabbiata e ho passato il resto della serata da sola. Nei giorni seguenti Loki e Brianna sono diventati inseparabili. Brianna gli ha persino fatto un ritratto. Era orribile, ma Loki ha finto di apprezzarlo. Kearney ha cercato di intromettersi. Per esempio, mentre Loki e Brianna guardavano la TV, ha versato del succo di mirtillo rosso addosso a Brianna. Brianna era allergica ai mirtilli rossi e la sua pelle si è riempita di macchie. Oh tesoro, le stelle ci avevano avvertite. Una mattina sono andata a correre. Esatto, non fate quelle facce sorprese. Oltre a leggere e a studiare mi allenavo anche. A un certo punto ho notato Loki. Si stava nascondendo da Brianna dietro i cespugli. Loki, dove sei? Selena, hai visto Loki? Ho guardato nella sua direzione e i nostri sguardi si sono incrociati. La tentazione di fare la spia era forte. Credo che sia entrato in quel negozio. Brianna si è subito diretta lì come un mastino che aveva sentito l'odore della sua preda. Mi sono chiesta come mai gli Hansen non ci avessero ancora cacciati. Quella casa era diventata un manicomio, ma ci sopportavano. E ci hanno addirittura fatto una proposta interessante. Abbiamo in programma un'escursione a Trolltunga. Venite con noi? E i miei non erano dei tipi atletici. Alla mamma veniva il fiatone persino quando saliva le scale. Non c'è da stupirsi se hanno rifiutato l'invito. Invece, Brianna e Kearney hanno accettato subito. Sapete che è un percorso faticoso e che non è una passeggiata, vero? Non sono riuscita a convincere le mie sorelle. Gli Hansen ci hanno portati in un negozio per comprare gli scarponi da trekking. Che brutto colore. Sono orrendi. Sono comodi e mi calzano a pennello. Mentre stavamo provando gli scarponi, Loki ha preso il telefono e ha scritto a qualcuno. La mattina seguente siamo partiti all'alba e abbiamo raggiunto Otta, una piccola cittadina. Il panorama e l'atmosfera erano pazzeschi. Il giorno dopo siamo partiti per l'escursione. All'inizio abbiamo percorso un sentiero di diversi chilometri. Brianna ha iniziato a lamentarsi quasi subito. Sono stanca e mi fanno male i piedi. Per colpa sua dovevamo fermarci ogni 10 minuti. Mi porteresti in braccio, Loki? Mi sono chiesta quando gli Hansen avrebbero perso la pazienza. 3, 2, 1... Forse dovresti tornare indietro prima che sia troppo tardi. Loki ha ragione, Brianna. Da questo punto il sentiero diventa molto più difficile. Brianna è scoppiata in lacrime ed è tornata in hotel. Il sentiero per Trolltunga era faticoso, ma il panorama era mozzafiato. Mentre stavo ammirando un lago di montagna, Kearney si è fatta male a una caviglia ed è caduta addosso a Loki. Stai attenta! Come sei forte. Oddio, non ne potevo più di assistere a certe scene. Vi prego, ditemi che siete d'accordo con me. Quando abbiamo raggiunto Trolltunga mi sono sentita in cima al mondo. Abbiamo fatto delle foto bellissime e abbiamo montato le tende. Quel giorno abbiamo ammirato un tramonto magico. Mentre stavo osservando i fiordi ho posato lo sguardo su Loki. In quel momento sembrava un vero dio scandinavo. Oh, fate finta di non avermi sentita. Io non ero Brinny né Kearney e non ero interessata a quel romanticismo da idioti. Quando siamo tornati a Odda, Loki si è scusato con Brianna e le ha detto che non potevano stare insieme. Ti vedo solo come un'amica. Mi dispiace. Brianna ha fatto una scenata. Ha pianto e ha pestato i piedi per terra come una bambina. E invece Kearney era al settimo cielo. Ora aveva la sua occasione. Poco dopo è arrivato l'anniversario degli Hansen. Alla festa c'erano tantissimi ospiti. Erano persone ricche e di successo. Quando è partito un lento, Kearney ha chiesto a Loki di ballare. Lo ha afferrato per il braccio e l'ha trascinato in mezzo alla stanza. Brianna stava piangendo e si mangiava le unghie con aria nervosa.
Lo devo ammettere, Kearney e Loki erano bellissimi insieme. Se solo Kearney avesse chiuso la bocca. A un certo punto un famoso business coach è andato dagli Hansen. Presto terrò un corso di formazione per i giovani. Costerà parecchio, ma Loki può partecipare gratuitamente. Parteciperò di sicuro. Voglio che mio figlio raggiunga i suoi obiettivi da solo, senza l'aiuto dei nostri soldi. Signor Hansen, ha letto l'oroscopo che gli ho mandato? Loki è la luna in Capricorno, dovrebbe prenderlo in considerazione? Gli ospiti hanno lanciato un'occhiata a mia madre e alle mie sorelle. Che strambe. Tutta la famiglia è stramba. In quel momento volevo sparire nel nulla. Ho cercato disperatamente di evitare gli invitati. Sono uscita e... Scusate, cosa? I miei occhi mi stavano facendo uno scherzo o Loki stava veramente baciando Kearney? Non volevo tornare alla festa. Così sono andata nella mia stanza e ho controllato i risultati del test. Evviva, avevo preso il punteggio più alto! La mattina seguente ho deciso di riportare i libri in biblioteca. Mentre stavo uscendo di casa mi sono scontrata con Loki. Stiamo scherzando? Mi sono quasi caduti i libri, ma Loki mi ha aiutata. Stai cercando di uccidermi? Sei sempre tra i piedi. Per mia grande sorpresa Loki ha sorriso e si è offerto di aiutarmi. Non me l'aspettavo per niente e ho accettato. Abbiamo riportato i libri in biblioteca e li abbiamo sistemati sugli scaffali. A un certo punto ho notato che Loki aveva in mano un volume. Anche a te piacciono le materie scientifiche? Certo, soprattutto la fisica. Ho vinto un paio di premi. Sono rimasta a bocca aperta. Sono un vero salvatore. Devo darti il distintivo da cavaliere, ricordamelo. Siamo usciti dalla biblioteca insieme, ma invece di tornare a casa, Loki mi ha proposto di fare una passeggiata. Voglio mostrarti i posti più belli della città, quelli che i turisti non conoscono. Loki mi ha portata in un parco, mi ha fatto assaggiare lo street food locale e mi ha mostrato il tetto con la migliore vista sulla città. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma mi sono divertita molto. Perché sei così gentile? Credo ancora che sei insopportabile, ma ti trovo interessante. Le tue sorelle mi hanno stancato. Ma se ieri hai baciato Kearney? Lei ha baciato me. Poi le ho detto che non provo niente e si è arrabbiata. Beh, era l'atteggiamento tipico di mia sorella. I nostri sguardi si sono incrociati. Ho sentito una sensazione strana e per qualche strano motivo sono arrossita. Poi Loki ha ricevuto un messaggio che ha interrotto il momento. Abbiamo trascorso alcuni giorni insieme. La mattina Loki veniva a correre con me e poi uscivamo a fare una passeggiata. Ovviamente non l'abbiamo detto a nessuno, tantomeno alle mie sorelle. Un giorno Brianna ci ha quasi beccati. Ci siamo nascosti nei cespugli. Eravamo così vicini che sono arrossita di nuovo. Quando Brianna ci ha superati, l'ho spinto via e me ne sono andata di corsa. Quella sera, invece di prepararmi per la gara, mi sono sdraiata sul letto e ho pensato a Loki. Oh, dovevo darmi una svegliata. Io non ero un idiota come le mie sorelle. Mancava meno di un giorno alla partenza. Quando sono scesa in salotto la mattina seguente, ho sentito delle voci. Spero che oggi Loki ci renda orgogliosi. Questa è una grande opportunità per lui. Se supera il corso, gli regalerò la macchina. Stavano parlando del corso di formazione. Sono andata nella stanza di Loki per augurargli buona fortuna. Ma lui non c'era. Stavo per andarmene quando ho visto il suo telefono sulla scrivania. Ho notato una foto delle mie sorelle. Di che cosa si trattava? Quando ho preso il telefono, sono rimasta senza parole. A quanto pare, Loki aveva parlato ai suoi amici della nostra famiglia. Aveva mandato loro delle foto ridicole e aveva scritto delle cose terribili su di noi. Pensava che Brianna e Kearney fossero due stupide e aveva modificato una mia foto trasformandomi in un verme con in mano un libro. Si era persino vantato con i suoi amici del fatto che tutte e tre ci eravamo prese una cotta per lui. Che cafone! Solo io potevo insultare Brianna e Kearney. Ho fatto uno screenshot ai messaggi, mi sono mandata le foto e ho cancellato la chat. Poi sono andata dalle mie sorelle e ho mostrato loro le prove. Guardate che cosa pensa Loki di noi mentre voi vi buttate ai suoi piedi. Ma se mi ha fatto dei regali e mi ha chiesto di non parlarne a nessuno. Qualche giorno fa mi ha baciata e ha detto che sono bellissima. Ho capito che Loki era più cafone di quello che pensassi. Aveva cercato di conquistarci e c'era quasi riuscito, persino con me. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Ha proposto di dare una lezione a Loki e le mie sorelle hanno accettato senza esitare. Tutti credono che siamo strambe, ma non sanno che discendiamo dalle streghe. Nessuno ti salverà ora. No! Ok, sto scherzando. Ovviamente non è andata così. Ho fermato Loki mentre stava andando al corso di formazione. Ho bisogno del tuo aiuto. Sono in ritardo. Non ci vorrà molto. Siamo andati in biblioteca e ho chiesto a Loki di entrare nello sgabuzzino. Perché? Che cosa c'è qui dentro?
Brian e Kearney lo stavano aspettando dentro allo sgabuzzino. Prima che Loki potesse fare qualcosa, gli ha tolto il telefono dalla tasca. Divertiti! Non hai paura del buio, vero? Me lo auguro. E comunque baci malissimo. Sono corsi fuori dallo sgabuzzino. Abbiamo spento la luce e chiuso la porta. Ehi, aprite la porta! Fatemi uscire, pazze! Mi dispiace, tuo padre non ti comprerà nessuna macchina adesso. Addio! Loki non è uscito dallo sgabuzzino fino a sera. Ci stavamo preparando per andare in aeroporto. Loki, dove sei stato? È tutta colpa loro! Mi hanno rinchiuso in biblioteca! Non ho mai sentito una scusa così idiota in vita mia! Sono molto deluso! Ve lo avevo detto! È la luna in Capricorno! Loki mi ha guardata male ed è diventato rosso come un peperone. Prima di salire in macchina gli ho allungato un distintivo con scritto guerriero puzzolente. Quando siamo arrivati a casa ho tirato un sospiro di sollievo. Ma poi... Che bel viaggio! Ho un altro amico che vive in Messico, dovremmo andare a trovarlo! Ottima idea! Hanno un figlio? Le mie sorelle hanno continuato a cercare il ragazzo perfetto e la mamma ha continuato a interrogare le stelle. Ho vinto la gara di matematica, ma non ho intenzione di fermarmi qui. Voglio partecipare alle gare nazionali. Forse un giorno incontrerò la mia anima gemella, ma per ora nel mio cuore c'è posto solo per la matematica. Ciao!